fiamma al giorno, energie del 4 di febbraio. Scegliete la vostra variante, ametista, celestite, cristallo di rocca. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 4 di febbraio per tutte le tre varianti. E vediamo il bagatto, qua c'è proprio il mago colui che crea la sua realtà in base a tutto quello che ha, diciamo, interiorizzato delle lezioni del passato, ne fa diventare competenze, cioè le espone sul tavolo, le rende vita reale e crea la sua magia. Quindi c'è proprio l'afflato che porta la magia. Attenzione che siete veramente a un nuovo inizio di magia, proprio perché c'è una comprensione. Qua c'è, probabilmente c'è stato, ci sarà molto presto in questi giorni, in questo periodo, una comprensione riguardo delle catene che ancora vi stanno, diciamo, opprimendo e vi stanno impedendo appunto di cominciare qualcosa di nuovo. Ma c'è l'illuminazione, vi state liberando. Questo nuovo inizio è solo rallentato ancora da un lavoro che deve essere fatto. E infatti c'è la novità, c'è qualcosa che arriva attraverso un messaggero degli dèi, qualcosa che ci parla appunto di un lavoro che va fatto ancora per sciogliere le ultime catene, quindi scatenare quella meravigliosa magia. E quindi arriverà qualche cosa di nuovo che vi parlerà di cosa va rilasciato nella loggia del sudore, qualcosa che deve essere disintossicato. Toglietevi, diciamo, di dosso l'energia negativa, perché è un nuovo inizio magico, sta premendo proprio per manifestarsi. Vediamo un po', gioia e giubilo, qua andate proprio, siate felici, andate a lavorare con energia alta, perché vi sta aspettando davvero un nuovo inizio di magia assoluta. E già, e guardatelo qua, il nuovo inizio, quindi siete vicini, lavorate ancora alle ultime cose che vi vengono manifestate, queste catene, liberatevene e avrete la magia che si manifesta. E la celestite, avete il sostegno delle stelle, qua c'è proprio l'anima che riversa il contenuto dello spirito e della materia in un'unica pozza, che non è una pozza, ma comunque insomma in un'unica acqua, diventa un tutt'uno insomma. E quindi insomma, anche qui c'è proprio il senso che se ci affidiamo alle stelle, loro creeranno la magia, ovviamente dell'anima creerà qualcosa di assolutamente meraviglioso. C'è ancora qualcosa che adesso vediamo cosa mi dicono le altre carte, ma va visto riguardo alla comunità, o il giudizio degli altri o l'approvazione degli altri. Vediamo un po' cosa mi dicono. Fatta madrina, allora qua mi sta dicendo che probabilmente qualche cosa di intuizione arriverà. Fatta madrina è interiore, ricordiamoci sempre la fiaba di Cenerentola, lo dico sempre, è lei che ha creato, diciamo, questa fatta madrina con la sua fede, il suo affidamento a ciò che aveva, quindi ha scatenato il suo potere interiore. E mi sta dicendo che probabilmente c'è qualcosa che aiuterà questa fatta madrina a rivelarsi, è un qualcosa che arriva da persone che ci sono vicine. Probabilmente potrebbe essere qualcuno che ci dice qualcosa, una frase, qualcosa che ci regala qualcosa, un intervento, diciamo, dall'esterno, che andrà a, diciamo, a scatenare quello che è una creazione di un rapporto d'amore. E manifesto anche proprio di attrazione fisica. Qua c'è proprio il senso di andare a creare una magia interiore grazie all'aiuto di qualcun altro ispirato dalle stelle, che creerà appunto un contatto, quindi o un incontro o un materializzarsi di una relazione che magari fino a questo momento è stata solo energetica o spirituale o platonica, diventa, diciamo, più concreta. Questa è la forza dell'anima che domina la materia, quindi seguite queste indicazioni che le stelle vi mandano, che l'anima vi manda attraverso persone che vi stanno vicine. E guardate qua, questa è la forza dell'amore, cristallo di rocca, la forza dell'amore, guardate un po' che cosa ci dà, vediamo un po', ah beh, sì, qua si sta dicendo, l'amore e l'anima conduce verso il piano animico, quindi qua c'è un piano dell'anima che si sta dipanando con la nostra presenza, ricordiamoci che siamo sempre noi ad essere quelli che mettono in atto con la nostra presenza, la nostra consapevolezza, il piano dell'anima, la forza dell'amore ci sta conducendo a un incanto, quindi stiamo per materializzare quello che è il piano dell'anima proprio grazie alla forza dell'amore. Quindi se avete un amore nella vostra vita, se siete fiamme, poi
poi ancora, diciamo, in maniera esponenziale, ma tutti quelli che hanno una storia d'amore, l'amore, quello vero chiaramente, porterà proprio a un incanto, quindi sarete condotti dall'anima a concludere positivamente delle situazioni del passato, quindi passare di livello, è un po' come se appunto vibrazionalmente facessimo un salto di livello, proprio perché è stabilito che il piano dell'anima vi faccia fare, diciamo, questo scatto, ma siamo noi, ricordatevi, che mettiamo in atto tutto questo, siamo noi che siamo le mani dell'anima, quindi questo incanto dell'anima siamo noi che dobbiamo realizzarlo sulla terra, non è l'anima che realizza tutto, l'anima ha un piano, noi siamo le mani che lo materializzano e quindi saremo condotti dall'anima proprio a concludere una fase armonicamente, attenzione per non creare ulteriore karma, una fase karmica della nostra vita. Quindi vediamo un po'. Eh sì, e niente, tutto quello che accade sappiate che è divinamente orchestrato, divinamente guidato, lasciamo solo agire l'anima e tutto si risolverà e tutto, diciamo, andrà liscio, senza che noi ci mettiamo la nostra mente che va a ostacolare tutto.